Salve a tutti, bella gente, io sono Obugul e vi do il benvenuto nel primo video gameplay del mio canale. Cavolo, e come poter iniziare al meglio se non con un Uncharted The Nathan Drake Collection? Quindi ragazzi, incominciamo subito a giocare. Allora no, in realtà sono nelle opzioni perché ho messo i sottotitoli. Facciamo facile perché non voglio fail. Allora, innanzitutto due paroline veloci sul gioco. Questo è la collection per PlayStation 4, nonché anche la remastered, che comprende i primi tre capitoli della saga, che sono appunto The Nathan Drake Fortune, Il Covo dei Ladri e L'Inganno di Drake. Iniziamo subito a giocare. Questo dovrebbe essere Il Covo dei Ladri, cioè il secondo capitolo. Questo non ci voleva. Tanto vi chiedo scusa se sentite dei rumori in sottofondo, ma ho dei muratori che stanno lavorando a delle ore assolutamente fuori orario davanti a casa mia e sono proprio dei testa di cazzo, ma va bene così. Ci sta. Vabbè, sono un po' l'orario che non è il massimo, però va bene così. L'interruttore sta all'ultimo piano. Aspettami qui, ci penso io. Allora raga, due paroline veloci sul gioco. Questo è appunto il secondo capitolo, come ho avuto la conferma adesso guardando queste immagini a video. Quindi vi spiegherò un attimino la trama del secondo capitolo. Allora, noi siamo Nathan Drake, una sorta di cacciatore di tesori, predatore di tombe, una sorta appunto di Indiana Jones misto a Lara Croft di Tomb Raider. Un bel connubio di bellezza, avventura e savoir-faire, quindi una sorta di magna figa di professione. Allora, Nathan Drake, lui è un cacciatore di tesori che opera in varie parti del mondo. Qui specialmente siamo in Tibet, se non ricordo male, e dobbiamo impedire che questi mercenari, questi criminali che lavorano appunto per una sorta di signore della guerra locale, no, anzi neanche locale, perché non mi sembra neanche sia americano appunto, si chiama Lazarevic appunto questo signore della guerra, e noi dobbiamo impedirgli di raggiungere un posto particolare che c'è in Tibet. Per farvi capire qual è questo posto, vi faccio un ragionamento al volo. Allora, nel primo capitolo Nathan Drake doveva impedire a un mercenario di arrivare a El Dorado. Nel secondo capitolo, che è questo, si impedisce di arrivare in un'altra città del Tibet, molto molto particolare per la mitologia del buddismo. E nel terzo capitolo si va sempre a impedire a un altro signore della guerra di arrivare in un'altra città mistica. Quindi, dopo questo mega rigiro di parole, qual è la città misteriosa che il Tibet nasconde per il buddismo, che tra l'altro è uno stile di vita e neanche una religione? Vediamo, forse qualcuno di voi l'ha indovinato. Per quelli che non ci sono riusciti, ve lo dico io: è Shambhala, conosciuta anche con il nome di Shangri-La, che sarebbe appunto il paradiso per i tibetani, cioè la sorta di paradiso per i tibetani. Una città nascosta, scusate ma un po' di mal di gola, una città nascosta dove al suo interno risiederebbero delle creature mistiche illuminate, piene di conoscenza, ecco. Solo i puri di cuore possono, insomma, andare in questa città. Ora, il perché Lazarevic ci voglia andare non me lo ricordo sinceramente. So solo che intanto sta piscina è messa qua apposta. C'è anche un dialogo dinamico qua, ragazzi. Non mi ricordo perché ci voglia andare. Il fatto è che lui ci va e noi dobbiamo impedirglielo, ovviamente. Infatti vedete qui Hotel Shangri-La, più chiaro di così.
Comunque quel dialogo dinamico lì potevamo benissimo non farlo, ed è questo che secondo me fa un gioco, un grande gioco, cioè la qualità dei dialoghi e alcune scene opzionali che vengono inserite nel contesto del gioco in maniera perfetta. Intanto qua dovrebbe partire un filmato, eccolo qua. Abbiamo aspettato Chloe. Ora dobbiamo trovare il tempio giusto. Più facile a dirsi che a farsi. Già, non dirmelo. Forse potrei... Ehi, Bingo. Ringo. Eccolo là. Proprio quello? Credo di sì. Quello in mezzo a tutti gli spari e le esplosioni? Fortunati. Nate, è dove la Zarevich è accampato? Io speravo di andare nella direzione opposta. Beh, sono tempi bui, no? Drake avvistato nel settore 18. Questo è la Zarevich. Merda. Questo non è il settore 19, vero? Cercate in città, trovatelo e fatelo fuori. Figlio di puttana. Ok, dobbiamo andare. Muoviamoci. Scusate. Comunque, essendo una remastered, ha comunque una grafica incredibile, ma anche il capitolo originale non era da meno. Infatti non mi sembra abbiano aggiornato tantissimo, ma perché non c'era molto da aggiornare. Stavo per lasciarci la pelle. Sì, siamo in bilico. Oh, questa non è una bella cosa. Aia, 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 qua distrugge tutto. No, vai, vai, che è meglio, me la cavo da solo. Wow, 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 wow. Cazzo, questa missione mi fa venire in mente un'altra missione super mega figa che si è fatta in questo gioco. Probabilmente, diciamo, i veterani di questo capitolo qua mi avranno già capito. Parlo ovviamente della missione sul treno. La missione incredibile che si è svolta sopra un treno che non dovrebbe essere neanche tanto distante da qua. Ve la spiego un attimino in due parole. Praticamente si deve arrivare in testa a un treno partendo ovviamente dalla coda, ma tutto questo avviene in un contesto ovviamente molto molto di azione, sparatorie eccetera, insomma i combattimenti. Dai, cazzo! E avviene in maniera incredibile non solo per il contesto, ma anche per l'ambientazione in cui ci si trova, perché, anzi, le ambientazioni a dire il vero, perché si passa da una foresta, diciamo, rigogliosa come può essere quella. Mi dispiace. Una foresta rigogliosa come può essere appunto la foresta che vediamo sullo sfondo di questa città, a una sorta di lago. Ops. Ma sì, dai, le so ste cose, non le ricordo. Schivare e attaccare. Esatto. A una sorta appunto di lago super mega figo. No. Ok. Ad una montagna innevata, sferzata da un vento di tempesta, incredibile, cioè, e tutto questo avviene senza soluzione di continuità, cioè si vede proprio il cambiamento fisico all'interno della grafica, e tutto questo è sposato alla perfezione con quello che accade a schermo. Di fatto non c'è neanche un caricamento, neanche uno. Quindi già quella è una cosa incredibile. Wow. E mi ricordo che è stata, penso, la missione più bella che abbia giocato ad un Uncharted. E ancora adesso forse lo è una delle più belle a cui abbia mai giocato ultimamente, anzi. Perché una missione del genere non la trovi spesso. Cioè, veramente, è stata veramente splendida quella missione. Allora, in ogni caso penso che non la vedremo qui perché è una demo e quindi deve essere abbastanza corta, Chissà che infatti siamo capitati in bassa non so stagione, quanto ancora potrò giocare. In ogni caso io vi dico, compratelo questo gioco se siete indecisi. So che capita in un periodo un po' sfigato, cioè escono tantissimi giochi belli perché appunto l'inverno in questo periodo, autunno barra inverno, è diciamo una ma Arrivata.
È una manna per i giochi, insomma, perché in questo periodo che ne escono di tanti. Quindi ponderate un attimino gli acquisti, valutate se ne vale la pena acquistare questo gioco per voi. Io ve lo suggerisco scusate, non tanto perché è un bel gioco, cioè anche per quello, ma fatelo più che altro per, cioè, in preparazione al quarto capitolo che uscirà, perché ovviamente, ma vaffa un brodo. Cioè, il quarto capitolo ovviamente sarà collegato ai primi tre, perché è sempre così. Infatti, gli Uncharted sono collegati ovviamente perché c'è una trama di fondo che si ricollega a tutti i capitoli. Una cosa positiva però è che appunto non è, cioè non necessitano di, no, dai, teniamo quest'arma. Non necessitano realmente di giocarli tutti e tre, quindi è un po' un paradosso, cioè sarebbe meglio se tutti e tre fossero giocati prima di giocare al quarto, però non è un dramma, cioè la trama è collegata, sì, ma diciamo, allora, ah, che palle. Oh, cioè stavo dicendo, allora dai, facciamo un resoconto completo, cioè sono collegati, sì, ma ragazzi, non è così impossibile capire la trama se non si è giocato agli altri capitoli. Affanbrudo. Solo che, diciamo, sarebbe meglio, ecco, cioè non è impossibile, cioè non è, si può giocare lo stesso, ma io almeno preferisco giocare a tutti e tre i capitoli prima, perché ma dà comunque una sensazione migliore. Cioè si riescono a capire alcune citazioni che magari non si riuscirebbero a capire normalmente, tipo alcuni personaggi che compaiono. Di fatto qua i comprimari sarebbero, no, ho sbagliato, volevo il bazooka, l'hammer, coso, dove il diavolo l'ho lasciato? Eccolo. Allora, dov'è? Allora, che ball, eccolo, preso. I comprimari sarebbero palle, sarebbero Sally, Sara, Chloe, che praticamente è quella che ci sta aiutando adesso, ma il più, diciamo, speciale, il più simpatico e quello che insomma è più vicino a Drake è questo Sally. Questo Sally è una sorta di mentore per Drake, una figura paterna che lo ha introdotto a questo mondo di tesori e scorribande, predatori di tombe, perché appunto Drake, come facile intuire, speriamo no, ok, via, via, buttala via. Lui era comunque un ragazzo sbandato, senza un padre, cioè una sorta di, non, cioè un ragazzo senza genitori, ecco, quindi senza una guida, che insomma viveva di furti e chissà che altro. Ecco, intanto l'elicottero l'abbiamo abbattuto, probabilmente adesso la demo finirà perché ho proprio sto sentore, credo proprio di sì. Infatti è finita. Vabbè ragazzi, avete acquistato il gioco completo, otterrete la campagna in singolo dei vari Uncharted eccetera, non il multiplayer, perché credo l'abbiano chiuso. Allora, siamo tornati dove tutto è iniziato. Mi piace concludere le cose così. Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi, a commentare, se vi va di commentare su qualcosa, insomma, magari la mia giocata, cosa mi poter migliorare, eccetera. Io comunque ascolto tutto, anche perché sono in fase di crescita su YouTube, quindi, cioè, so di non fare lavori eccezionali, quindi, insomma, vi ringrazio più che altro per la visualizzazione, vi invito a iscrivervi al mio canale se vi va, al canale dei ragazzi del Volt, a quello di Sam e Sig e anche a quello di Militant MRC88 alias MPK4K qui su YouTube, sempre tutto in descrizione. E niente, noi ci rivediamo nella prossima puntata di qualcosa e niente ragazzi, alla prossima, ciao!